Se un paese smette di guardare al futuro, smette di investire in ricerca, smette di investire in tecnologie, chissà quante ne incontreremo negli anni futuri, è chiaro che l'unico motore dello sviluppo, lo prendete tra virgolette, è quello del mattone. Noi stiamo purtroppo diventando il paese in cui c'è soltanto l'economia del cemento e dell'asfalto. Questa è l'Italia. Quando si discuteva la legge regionale dell'urbanistica del Lazio, l'allora presidente dei costruttori romani, Paolo Buzzetti, poi assurto alla più alta carica di presidente nazionale, mi disse in una riunione abbastanza drammatica, che, tirando fuori per aria tutti i fogli della legge, perché, che le città le fa il mercato e che le regole non servono perché fin tanto che c'è il mercato si costruisce, si ferma il mercato, disse lui, non si costruisce più. Qual è la preoccupazione che c'avete? Se apriamo al mercato, tra virgolette, quanti milioni di russi ricchi ci saranno, ci sono e ci saranno ancora di più nei prossimi anni? Quanti milioni di ricchi cinesi ci saranno? Beh, una casa sull'Appiantica me la compro, una casa a Venezia o nel circondario me la compro. Che discorso è? Cioè, noi rischiamo di cementificare l'intero paese per questa idiozia inventata da gente ignorante. Insomma, una società che ha comprato un terreno agricolo pagandolo 4 soldi e lo rivende valorizzato in maniera da 1 a 10, quindi capite bene che sono guadagni strepitosi, nessun'altra attività produttiva consente questi guadagni, quindi è chiaro perché funziona solo il mattone, perché è facile. Per uno che guadagna in un giorno perché c'è stata la firma sul cambio di destinazione d'uso, il costo ce lo manteniamo noi perché ci portiamo le strade, ci portiamo i trasporti pubblici, ci portiamo l'illuminazione, ci portiamo tutto quello che serve per far vivere quei luoghi.